Salve a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video del canale. Oggi porto un'altra profile GOAT per farmi perdonare dal fatto che il mese scorso non è uscita neanche una, quindi per dicembre ne facciamo due. In più mi è arrivata la voce che in tanti negozi, soprattutto a cavallo di Natale, si fanno dei tornei GOAT e quindi spero che questa lista possa essere utile a qualcheduno che magari vuole partecipare a uno di questi tornei. Quindi bando alle ciance, direi di cominciare. Questo è un Beastdown, è un deck molto performante, se la gioca tranquillamente con tutti i deck ritenuti dal pubblico quelli un attimino più performanti del GOAT. E adesso vedremo perché. Chiamo 3 pair di Berserk Gorilla, la carta è un 4 stelle 2000 d'attacco, che la va a dire tutta sulla potenza del deck. Avere un 2000 d'attacco nel formato del GOAT vuol dire tantissimo, perché i mostri che girano sono abbastanza piccini. Raramente troverete qualcosa che passi in 1009, la cosa più grossa che può capitare, ironicamente, è un breaker con un segnalino sopra, quindi può rompere realisticamente tutto, a meno che non si cominci a parlare di mandarlo contro roba monarca o compagnia. Come effetto ha che se questa carta è in posizione di difesa viene distrutta e questa carta deve sempre attaccare quando gli è possibile. Due soldati dell'abisso, è qui dentro per due motivi, il primo è che comunque sia un bittone 1800 rispettabilissimo, il secondo è che, come avete visto anche in altri mazzi GOAT come quello che ho pubblicato qualche giorno fa con Gilfrid, permette di fare una bella combo col serpe sinistro e far rimbalzare carte all'avversario. E quando cominciamo a levare le carte dal terreno, gli precludiamo la possibilità di calarci mostri di attributo, che sono probabilmente le uniche carte che vanno a mettere in difficoltà questo mazzo, perché i mostri di attributo diventano un po' insormontabili se non abbiamo proprio gli out perfetti per levarli dal campo. Un assalitore DD lo usiamo più che altro come removal, due pair di Ascia da battaglia furiosa. Un 1700 d'attacco, come effetto ha che se un mostro bestia, guerriero bestia o bestia alata combatte, fa danno perforante. 3 pair di Tigre Wangu, il deck è composto di carte grossissime, la Wangu non ci fa particolarmente male. In più mettere una Wangu sul campo va a mettere molto in crisi l'avversario. Soprattutto per proprio il discorso che facevamo prima, che i mazzi Gotha hanno tanti mostri piccini. La cosa divertente è che se decidete di tenere l'ascia da battaglia, tutti i mostri bestie, quindi il gorilla, l'ascia da battaglia stessa e la Wangu fanno danni perforanti, quindi se l'oppo prova di salvarsi dalla distruzione dei mostri mettendoli settati, in modo che non vengano spaccati dalla Wangu, comunque sia, si mangia un po' di danno perforante tutte le volte che gli rompiamo qualcosa. Un virus infetta tribù, ci serve removal, abbiamo bisogno, come vi ho detto, di levare dal campo i mostri troppo grossi, capita qualche cosa sopra i 2000, siamo nei guai, e quindi più removal abbiamo, meglio è. Un Blade Knight, capita molto spesso che sia pompato a 2K. Quindi, un breaker, quando viene evocato un segnalino, leviamo il segnalino, spacchiamo una magia o trappola sul terreno. Ottimo utility, alla peggio è un 1009 ignorante. DD Wario Lady qui dentro per lo stesso motivo di assalitore, ci serve removal, una Tsukuyomi per andare in combo con i nobiluomini dello scambio o per andare a levare il mille occhi. Forza esiliata, altro removal, Sangan per andare a prenderci i mostri che ci servono al momento giusto, serpe sinistro, la nostra carta sacrificabile se capita che ci fanno il delinquenduo oppure col soldato dell'abisso. Vediamo quindi al reparto magie che è quello un attimino più strano perché giochiamo tre nobiluomini dello sterminio, ci servono perché perdiamo da mazzi che giocano tantissimo removal via trappola, quindi una mirror ci spacca, un paio di sicurezze tirate bene ci fanno veramente malissimo. Levarle per sempre dalla partita è un'ottima cosa, il nobiluomo dello sterminio fa questo per noi. Tempesta potente, penso che non ci sia tanto da raccontare. Un rota, visto che giochiamo il Warrior Engine per levare cose. Due di meno, altra staple obbligata, Anfora, altra staple obbligata. Nobiluomini dello scambio, qui funzionano davvero bene perché come vi ho detto l'avversario con la Wangu è costretto a settare il 90% dei mostri che si trova in mano, oppure può andare in combo con la Tsukuyomi per andare a levare un mille occhi o qualche altro mostro troppo problematico. Carità graziosa, un'altra staple, MST idem. Quindi giochiamo un Libro della Luna che va in combo con i due nobiluomini, aiuta oltretutto anche a levare dal campo le cose indesiderate come un mille occhi o compagnia. In più alla peggio può anche andare in combo con il Battle Ox, se decidete di giocarlo. A me piace veramente tanto, più dell'Exarion qui dentro, però scelta vostra. Quindi uno strappapossesso, utile per, come al solito, levare i mostri troppo grossi, oppure per prendere un mostro e andare a chiudere utilizzando il suo. Capita molto spesso che gli dai il colpo di grazia quando ti mancano quei 1000-1500 per chiudere, sei a posto. E una sepoltura prematura per riciclare i nostri mostri grossissimi. Andiamo al reparto trappole molto standard, giochiamo una mirror, un torrential, un ring, uno skill drain per andare a spegnere l'effetto del gorilla in caso
dia più danno che altro, oppure anche effetti dall'avversario che danno fastidio. Un richiamo del posseduto è soltanto due trappole botola, perché non succederà mai, ma capitasse che l'andiamo a colpire con un nobiluomo dello sterminio, perlomeno non ci siamo fatti un meno 500 dentro il mazzo. Quindi questo conclude il nostro video di profile del GOAT. In allegato vi metterò sicuramente un paio di replay. Ringrazio il mio amico che si è prestato per registrare questi replay. Penso che questa settimana arriveranno delle profile di mazzi for fun. Non credo che metteremo niente di meta, ma qualche cosa di divertente. Quindi un saluto e ai prossimi video. Ciao ciao! With the flame in a hailstorm, I'm back in. I gotta have it. Everything's in.